Buonasera, siamo tornati al Bar Ritrovo di Giuliano Valido per un'altra puntata di Sorseggiando un caffè. Questa sera parleremo di sport, solo di sport e soprattutto di atletica, anzi quasi esclusivamente di atletica, con le rappresentanti dell'Ecologica G. Abbiamo due istruttrici, una allieva. Cominciamo con Adalberta Chiodi, che il nome, anzi il cognome è una garanzia per l'Ecologica G. Tenuto conto che tuo padre è stato il fondatore, uno dei fondatori. Poi qui abbiamo Ludovica Amante. Buonasera. Che fa di professione l'istruttrice pure, giusto? Prima sei stata un'atleta però. Sì. E poi abbiamo Federica Trivelloni, che è un'atleta. Allora, si è chiusa la stagione 2017-2018, diciamo, per l'atletica, e ora si ricomincia per preparare quella nuova. Esatto. Vogliamo tracciare un attimino quali sono stati, diciamo, i risultati, gli obiettivi, i traguardi raggiunti dall'Ecologica G e comunque dai suoi atleti? Sì, allora noi ci occupiamo prettamente del settore giovanile, proprio piccoli, nel senso che... Beh, però le cose le conosci. Sì, no, certamente. E,
Quindi per noi si è concluso a luglio con il meeting di Atletica Leggera, dove abbiamo portato per la prima volta quest'anno gli esordienti a fare le velocità, la gara di velocità ai 50 metri. Che si è svolto? Si è svolto l'11 luglio al campo di Atletica Leggera. Al Massi, al Burino Massi. Invece poi per quanto riguarda i più grandi, il settore dei cadetti, un paio di settimane fa sono stati a Rieti a fare i campionati italiani e dell'ecologica G sono andati 3 rappresentanti. Quindi quest'anno abbiamo 3 rappresentanti, 2 lanciatori e una saltatrice ai campionati italiani cadetti di Rieti. Ma per caso uno dei lanciatori è lei? No, non sei tu. No, perché sono più grandi. Lei quest'anno arriva ad essere, una cadetta. Sì. La vediamo grande, però. Non tu, è tanto c'è grande. Un però. Tu come istruttrice cosa segui? Soprattutto. Insieme ad Alberta seguiamo i piccolini, partendo da... Diciamo praticamente che cosa segui? Praticamente che cosa gli facciamo fare? Sì. Allora, abbiamo 3 gruppi, il primo gruppo diciamo che è quello dei più grandicelli, il primo e il terzo gruppo. Diciamo l'età di questi. L'età video. Partono dal 2014 fino al 2006, quindi raccogliamo un grande bacino. Partiamo dai piccolissimi, quest'anno dobbiamo dire che ne sono tanti. 2014 hanno 4 anni. Sì, ci vuole un po' più di impegno naturalmente che quelli più grandi, però sono bravi. Noi ci dobbiamo mettere tantissimo impegno, però poi col tempo raccogliamo i frutti, perché Federica per esempio ha iniziato a fare atletica a 6 anni. Adesso ha 13 anni. Prima della prima comunione. Sì, so. Prima della prima comunione. Sì. E adesso ancora anche sta prima con noi. Prima elementare. Abbiamo anche un gruppetto di prima media, che anche loro stanno con noi da piccolissimi. Quindi portiamo avanti il progetto, poi sperando sempre che dia i suoi frutti, perché noi naturalmente siamo giovanissimi. Poi vengono affidati agli allenatori e agli istruttori cadette e ragazze, sperando che gli mandiamo dei buoni prodotti. Fino ad ora qualcuno di buono l'abbiamo cacciato, l'abbiamo tirato fuori, però c'è da lavorare, sicuro. Beh certo, però di materiale umano comunque ne avete abbastanza, sì, no? Sì. Quanti ne sono di questi ragazzi che... Tra i piccoli, piccolissimi? Allora, tra i piccolissimi nostri sono 80 per il momento. Però una nuvola quando vengono. Però ancora non è proprio definita la cosa, perché adesso siamo ancora all'inizio. È ripartita adesso la stagione per noi, quindi fino ai primi di ottobre non tornano, perché sentono ancora un po' l'estate. Più piccoli soprattutto devono decidere le attività che vogliono fare. C'è chi prova il calcio, c'è chi prova il basket, c'è chi prova l'atletica, c'è chi prova il nuoto, e poi alla fine a metà ottobre cominciano a decidere più o meno quello che vogliono fare, insomma quello che per una stagione invernale vogliono, che attività preferiscono. E per il momento sono 80, diciamo che tra quelli che sono andati via l'anno scorso e quelli che sono venuti quest'anno, più o meno la cifra, cioè sì, il numero è quello. Federica, tu chi hai avuto come, allora, come trainer? Allora, come trainer? Allora, per primo, quando ero piccola, il professore Del Grosso. Silvano. Poi loro, dopo Gigi, e poi Andrea. Per finali, dei lanci, ho fatto il giovellotto e il vortex, e poi mo con Orlando Del Grosso. Che fa il peso? No, il disco. Al disco. Ok. Lei li ha provati tutti. Tutti. Le manca solo il velocista. Sì. Vabbè, vediamo, poi arriveremo pure a quello. Con calma. Saldi non li vuole fare. L'altro giorno è stato ospite nostro qui. Zied, non so se tu l'hai mai conosciuto, l'hai sentito. Io? Tu l'hai conosciuto? Sì, l'età mia più o meno. Che, insomma, è stato protagonista di un gesto bellissimo. Sì. Non so se l'hai letto. Sì, l'ho letto. Ho letto e ho visto anche. Sì. Vi ho seguito. È stata una cosa molto bella. E si sono rincontrati qua, lui e Gigi, tanto tempo che non si vedevano.
Senti, a proposito di Gigi, quindi di tuo padre, l'altra sera io oggi poi ci ho fatto un articolo sul centro, c'è il problema Giulianova delle palestre, sì. E soprattutto voi avete questo problema che la palestra della Bindi sta a fianco del campo di atletica, sì. E non sempre il tempo è clemente e quando è brutto voi andavate dentro la palestra. Ora il consiglio d'istituto ha detto che non si può più usare per motivi di sicurezza. Sì. Sì, però mi diceva Silvana, ma se non va bene per noi non deve andare bene manco per gli alunni, se sei pericoloso è pericoloso per tutti. È vero, questo sì. Comunque le ultime sono che questa mattina i tecnici del comune sono andati a fare un sopralluogo all'interno della palestra. E hanno visto quali erano le criticità e quindi adesso nei prossimi giorni cercano di fare tramite delle ditte dei preventivi in modo serve che a qualcosa scrivere sui giornali e, serve diciamo che c'è una serie di sinergie che si sono unite noi associazioni che da fuori chiediamo vi prego in qualche modo dateci questa possibilità, la scuola che ovviamente il consiglio istituto, la dirigente che vorrebbero anche loro usufruire di una palestra che sia al massimo sicura, perché comunque in quella scuola, oltre, ricordiamo, in quella scuola, oltre alla scuola media Bindi, ma anche è stata accorpata anche la scuola media Annunziata, quindi diciamo che ci sono tanti più ragazzi. Stessa cosa. Ma fanno pure il turno pomeridiano, no? No, loro non fanno il pomeridiano, però qualcuno c'è il. Fanno il sabato, loro hanno il sabato e hanno il musicale. Ah. Quindi sì, diciamo, noi associazioni, voi che per fortuna scrivete, la scuola, cerchiamo... Ma noi scriviamo insomma, sempre per, cioè, no, no, ma, per evidenziare ma dei problemi, certo. E poi per cercare di farli risolvere. E quello è tutto poi porta, speriamo, ad una soluzione presa nel più breve tempo possibile, perché noi adesso ancora riusciamo a entrare, però effettivamente... qualche problemino c'è, quindi non lo nascondiamo insomma. Beh, no, no, diciamo no. Che noi la usiamo, non è che sia, però insomma se viene messa un po' più a norma ne traiamo vantaggio un po' tutti, sia le associazioni che la scuola, le famiglie in tutti generale. Tutti più tranquilli. Beh sì, perché comunque è frequentata prettamente da minori, perché i maggiori siamo noi i professori. Sì. Sono tutti ragazzi e ragazzini, abbiamo detto nel 2014 hanno 4 anni. Dove invece le uniche due palestre che funzionano bene non si possono usare perché costano troppo. Sono le palestre dell'ITI, l'Istituto Tecnico Industriale, e del Liceo Scientifico, che sono di proprietà della provincia. Il Liceo Scientifico è una bellissima palestra. E lì mi dicono che io ho accertato che costi 30 euro all'ora. Sì. Per usarla, in più bisogna pagare chi va a aprire, chi va a chiudere, sì. E chi pulisce. È la polizia. Sì, certo. È come se fosse il, diciamo, tra virgolette, essendo provinciale, è come se fosse il palazzetto. Sì. C'è bisogno di un custode. Sì. Non ti lascerebbero mai entrare, come per esempio riusciamo a fare noi, anche se ci sono gli inservienti di là. Arrivi, entri, ti assicuro che tutto, spegni tutto e te ne vai. Lì sarebbe impossibile. Anche perché anche a livello economico. Anche se una società se lo potrebbe permettere, 30 euro all'ora inizia a essere pesante per un villaggio, per sì, un villaggio societario. Perché 30 euro, a parte che non fate mai un'ora sola. No, mai. Almeno 2 ore, no? Tre ore. Nel nostro caso facciamo 3 ore. 3 ore, quindi. Due volte, però 3 ore. 3 per 3 fanno 90 euro al giorno, più la polizia, una sì, cosa e un'altra. Sì, no, sarebbe, per noi come società sarebbe ingestibile, perché noi non abbiamo un mensile per i ragazzini. Appunto. Quindi poi fate tutto gratuitamente, no? Non è completamente gratuito, però pagano una quota di 150 euro annua. Ah. E quindi una volta che pagano quelle 150 euro fanno tutto l'anno. È omnicomprensivo. Se noi contiamo che con 90 euro già sarebbe un pomeriggio. Sì. Sì, vabbè, sono tanti, vabbè, non ci però... tantissime cose, quindi alla fine... Sì, poi ecco, quelle 150 euro esattamente. Devi c'è toglierci l'assicurazione, devi toglierci l'affiliazione alla Fidal, comunque i gadget, lo zainetto, sì, esatto. Quindi quando era tutta una serie di cose, insomma. Sì, non una passione per noi. Sì, quindi è ovvio che non...
Federica, tu che scuola frequenti? Al liceo scientifico. Quindi c'è la palestra buona, cioè. Eh? E forse la più nuova, la più bella, Giulianova. Sì. Ah, quella del liceo, sì. Sì. Esternamente ci avete pure uno spazio per fare ginnastica, sì, atletica? Ci sta un campo da pallavolo fuori e poi un campo da pallone, che però è solo due porte e l'erba. Sì, sì, insomma una cosetta. Sì. Vabbè, però è sempre... Sì, per sfogarsi va bene. Poi i cancelli sono sempre chiusi, quindi ci si può uscire fuori. Senti, Ludovica, mi vuoi tracciare qualche obiettivo che avete per la prossima annata? Allora, partiamo dal presupposto che quest'anno io ed Alberto ci siamo presi, no, carico, perché alla fine non è proprio carico, i ragazzini l'abbiamo portati avanti noi. Quest'anno abbiamo anche un mini gruppetto che, essendo impossibilitato a frequentare atletica gli altri giorni, è rimasto con noi. Quindi noi come obiettivo... Cioè pur essendo di età superiore... Sì, pur essendo di età superiore, essendo impossibilitati per il catechismo a frequentare atletica, sì, insomma, altri giorni, sono rimasti con noi. Quindi per noi adesso l'impresa è ardua, perché comunque dobbiamo seguire sempre i più piccolini in un determinato modo e in più dobbiamo dare i giusti input ai ragazzini più grandi per continuare a fare atletica, per non farli abbandonare, tra virgolette, per quella, diciamo, che l'età è un po' più... Critica. Prima media, seconda media, cioè chi se ne va, chi torna, non si capisce mai bene in realtà che cosa vogliono fare. C'è un po' di indecisione, sì, diciamo. Noi come obiettivi, l'obiettivo che ci poniamo ogni anno è sempre lo stesso. Per noi i bambini sono tutti uguali, quindi anche il più veloce, quello che si destreggia meglio con i salti, con i lanci, sono tutti uguali. Quindi è quello di portare tutti a giugno sullo stesso livello. Quindi noi quando a giugno vediamo che il bambino più impacciato, anche a livello caratteriale, non è per forza una componente fisica, corporea, anche a livello caratteriale riesce a migliorare, riesce a stare in gruppo, per noi già quello è un buon punto di arrivo. Poi naturalmente se con questo gruppettino che stiamo cercando di creare, che poi più che altro è anche una... come ti posso dire, una sfida per me ad Alberta, mettiamola così tra virgolette, perché noi stando sempre con i piccolini non è che siamo meno importanti degli altri, assolutamente, però prima o poi sicuramente, cioè, ci toccherà incontrarci con altre realtà. Voi siete praticamente le mamme dell'atletica giugliese, sì. Sì, tra virgolette, sì. Sì. Eh? Sì. Sì. Va bene, sì, va sì, bene, sì, così. No, ma probabilmente abbiamo delle capacità che poi magari, ecco, chi è in grado di lavorare con un gruppo più limitato, un numero più limitato di allenatori, non hanno. Magari noi riusciamo a creare più il gruppo con i piccolini, riusciamo a capire anche le loro esigenze, a capire le loro esigenze, magari quello che sta in disparte magari si mette a piangere e comincia a correre. Giustamente chi sta magari con col gruppo di Federica a 13-14 anni non vivi questo tipo di... Cioè, ti si può estraneare magari. Poi non è detto neanche che siamo capaci di confrontarci con... Cioè, noi perciò è una sfida, perché per noi è una cosa nuova anche per noi. Io con loro ci sono stata, con quelli più grandi anche l'anno scorso, con qualche allenamento, con Alessia, con Federica. Cioè sono proprio due cose diametralmente opposte, cioè sono come due lavori diversi. Se uno fa il cameriere e uno fa il barista, cioè sono due cose opposte, quindi per noi è un punto d'inizio, poi se andrà a buon fine non si sa, ma sì, noi ci sicuramente, proviamo, sicuramente ci proviamo. Andrà a buon fine, cioè c'avete la stoffa voi, perché... ma poi c'avete anche, diciamo, la pazienza e quell'amore per fare certe cose, perché non tutti ce l'hanno. Queste caratteristiche no, ce l'hanno chiesto anche i ragazzi, mettiamolo, sì, anche, perché se no loro ci hanno, diciamo, fatto capire che volevano rimanere con noi e con il gruppo, perché poi i ragazzini di prima media, sì, di quest'anno hanno creato un buon gruppo con quelli di quinta, cioè l'anno scorso quinta e quarta stavano insieme, avevano un buon gruppo, e quest'anno portarli fuori, quelli che facevano la quarta ora fanno la quinta, esatto, e quelli che facevano la quinta fanno la prima. Si sarebbero dovuti staccare e non era
potevamo, diciamo, rompere tramite, qualche equilibrio. Tramite qualche e quindi alla fine abbiamo capito che... Federica, tu a Rieti non ti sei andata, vero? Neanche come spettatrice. No, perché, allora, soprattutto perché era brutto tempo, mi hanno detto. Sì, era bruttissimo. Bruttissimo tempo. Da quella parte là, però, se qua da noi era bello. No, quasi. Per quello, soprattutto? No, ma poi perché... Cioè, non ti piace fare la spettatrice, insomma. Ti piace fare le gare. Beh, hai ragione. Beh, uno che fa l'atletica... Mi piace fare la spettatrice quando, dopo che ho fatto la gara... Sì, vabbè, quello è normale, mica puoi stare sempre a correre. Quest'anno poi ci punta. Sì. Sì, quest'anno si impegna. Quest'anno può arrivarci. Vero? Beh, vedi che vuoi fare, insomma. Una minaccia. Perché loro due ti seguono da vicino. Anche ma anche lei segue noi, perché sì. Mo, diciamo, Federica sta con noi da quando aveva 5-6 anni. Sì. Ha fatto tutto il suo percorso dentro il CAS, dentro il centro avviamento allo sport. E quindi poi vada con Andrea, adesso con Orlando, però il lunedì viene ad aiutarci. Ah, sta con sì. I ragazzini con noi, quindi è questa la cosa che lei vive, ha vissuto. Saresti, allora loro due sono le mamme, tu saresti la sorella maggiore, esatto, praticamente. Sì. Oltretutto c'è una sua sorella. Abbiamo fatto bingo allora. Esatto, quindi diciamo che... Poi quando io ed Alberto ci stanchiamo lasciamo la redina a Federica. Lei pur di rimanere, lei pur di rimanere con noi è disposta anche a calarsi nei panni dell'istruttrice. Mo, quando cresce, appena diventa maggiore, gli facciamo fare il corso. Oh, Ada, senti, una cosa ti volevo chiedere, ma voi anche per il 2019 organizzerete il meeting, giusto? Penso di sì, immagino di sì. Adesso siamo ancora presi. No, vabbè, come io parlavo come idea, sì, come idea. Sì, sì. Beh, certo, l'idea quella sì. Vediamo come va adesso. Vabbè, che sì. E quest'anno sarà riservato ai piccoli di quale età? Ma sempre ragazzi, categoria ragazzi, sempre fino a 12-13 anni. Sì. Quello è, insomma, sì, sì, sì. Sappiamo che più di quello. Per il momento è quello. Tu che specialità facevi quando... Gli ostacoli. Ma passavi a fianco o passavi sotto? No, mi passavo. Facevi mettere l'ultima corsia per non saltare, forse? No. O quella interna o quella esterna? Le corsie interne sono quelle forti. Ah. Diciamo la verità. Quelle esterne sono quelle un po' meno forti. Un po' meno forti. Feci campionato italiani a Bastia Umbra, pioveva, come gli scorsi campionati italiani, pioveva tantissimo, ma peggio di Rieti. E c'era il maestro marchettore che fino alla fine mi diceva: ma no, ma tanto oggi non gareggiamo, si rimanda sicuramente a domani. E lui mi dice: bella tolta la tuta, bella seduta. A un certo punto fa: ma dai, ti devi alzare, dobbiamo fare. Ma come? Ho detto: ma no, impossibile, che dobbiamo fare, dove andiamo? Prima corsia, l'acqua così era, non così, però così. Però ho gareggiato lo stesso. Hai chiamato i vigili. Sono arrivata e pesavo più per la pioggia che ho preso, non per la stanchezza di aver passato gli ostacoli. Vabbè, allora io ora ti faccio un'altra domanda, ma sono semplici, domande semplici. Sì, no. No. Voi quando vi accorgete se un ragazzo potenzialmente, perché non è che c'è la certezza, potrebbe avere dei numeri per andare avanti, a che punto dell'attività? Diciamo che se il ragazzo arriva in quinta elementare, il ragazzo l'esordiente arriva in quinta elementare coordinato, completamente coordinato, diciamo che ha delle buone probabilità di andare avanti. C'è chi magari, nonostante continua, si impegna tantissimo, però lo vedi che fatica sempre, non è detto, perché poi comunque... Sì, non è ancora da noi capire se in quinta elementare hanno meno il talento, nel senso che comunque per noi potrebbero averlo, però poi con lo sviluppo potrebbero perdere completamente tutte le capacità. Invece il ragazzino che si impegna tanto, però è un po' più goffo, con lo sviluppo invece potrebbe cambiare. Potrebbe aver messo da parte tutti gli insegnamenti e sfoderarli dopo lo sviluppo. Quindi effettivamente noi possiamo vedere il ragazzino veloce,
la ragazzina che ha il piede reattivo, però poi prima della seconda, terza media, in realtà Non riesce a io spesso, parlando di calcio, ma non c'entra niente con il nostro discorso. Ho visto dei genitori, no, che facevano i tifosi per i loro figli, insomma, cose che un altro non, che, mondo. diseducativi al massimo. In atletica succede pure. Stai a parlare con una che si occupa pure di calcio femminile, No, quindi vabbè, ma parliamo di però a atletica. prescindere dal calcio, in atletica è come se fosse un altro mondo. È come Ma io parlo dei genitori. fanno il tifo, certo che fanno il tifo, è normale, non è che i figli che giocano a calcio sono diversi dai figli che giocano che No, fanno però atletica, il calcio è uno sport però diverso. il problema, no, alla fine non è nemmeno un problema di fondo, è proprio come nasce, cioè come nasce l'attività. Il calcio, diciamo che i genitori li portano a calcio perché sono convinti, no, dico una cosa che sicuramente domani succederà il putiferio, però sono convinti che sono dei campioni, cioè lo portano a calcio e dicono lui deve fare l'attaccante, oppure i genitori già decidono il ruolo per il figlio. E poi quando giocano li vedi così agitati, così che in atletica sì, sono agitati per la gara del figlio, sicuramente. Cioè, Marco, il papà di Federica, è più agitato Marco delle volte per Federica, però è un. Poi sugli spalti si diventa tutta una grande famiglia, cioè se Federica fa una gara con un'altra ragazzina e vince l'altra ragazzina, Marco, per esempio, un esempio, il papà di Federica va dall'altro dal padre della ragazzina e dice bravo, complimenti, bella gara. Nel calcio è raro vedere delle cose del genere, cioè è più lo scontro che si crea C'è sugli più spalti, competizione sì, tra di loro, insomma. ma loro la competizione che hanno loro quando scendono in vedana Sì, è il triplo di quella che hanno gli però essendo uno altri sport tutti insieme. individuale, l'atletica, È quello che si forse sente. un po'. È su te stesso? Sì, appunto, Tu puoi quindi. contare su te stesso, mo, al di là della staffetta. Quello. Nel calcio si Calcio gioca. invece la squadra. No, ma si gioca in 11, se gli altri non gli danno la palla, non gli fanno il passaggio, eccetera, il genitore si arrabbia, dice, ah, mio figlio non lo fate giocare mai, qua, là. Cioè ci sono più spunti di polemica, insomma, Esatto, ecco. per additare l'altro. Sì, Noi certo. alla fine chi Sì, sei tu? ti addivi da solo. L'atletica, Tu. se sai fare, se hai le Sì. qualità, le potenzialità, vai Sì. avanti, altrimenti ti fermi, ti blocchi, finito là. Dipende da te. Però partecipare fa sempre bene, Sì, non ma è che uno quando. deve vincere per Vabbè, forza. noi ovviamente, No, noi facciamo sempre dei giochi di squadra con i piccolini perché è normale staffetta. che non hai staffetto, comunque giochi, è ovvio che non possiamo fargli sentire già l'agonismo quello dell'atleta individuale perché sennò No, non ma verrebbero più. li perderesti subito. Sì, Sì. non si divertono, è Appena rimano normale, loro vogliono in fare quarta squadra. elementare cioè, lo lascerebbero atletica, soprattutto perché è uno sport individuale. Sì. Perché nel calcio alla fine riescono bene o male a camuffarsi, cioè nel senso se la squadra va male o se la squadra va bene, anche se sei più portato o meno portato, stai sempre nella squadra. Invece quando fai atletica, se fai una gara e sei solo tu con te stesso, già da quando è piccolino gli infondi già la cosa, devi arrivare primo, devi arrivare primo, devi arrivare primo. Se fai una gara e ti arriva terzo, già non si sente più a suo Ha agio, perso. sì, nella psicologia del bambino ha perso, se gli no, istighi è una parola O comunque esagerata, gli abbassi sì, l'autostima e che lo porta li poi. perdi. Federico, senti, ma tu a casa, per esempio, no? Quando fai le gare, eccetera, tuo padre ti dice qualcosa quando torni, dopo che hai fatto una gara, nel Com'è senso. andata? Se dopo se è andata bene, se no Se Se è uguale, se non è no non successo mangi. niente, insomma. Anche se non vinci. Sì o No, no? che non No. succede niente se non Ah. vinci. Vabbè, il Ma padre è un c'hai atleta qualche. pure lui. C'hai. Ah sì? Di basket, Di basket. basket, Ah. però è un atleta. Sì, Sì, nel senso, atleta di basket, sì. C'hai qualche tifoso particolare quando vai a fare le gare? Tu qualcuno Ti che viene a ti tifa? vedere. Un'amica, un amico, così? Sì, c'ho una mia migliore amica che fa pure atletica. Ah, quindi vi fate il tifo a Che sì, vicenda? lei fa il lungo e io faccio i lanci, quindi quando. Quando gareggia lei, tu Sì. la sostieni e E lei viceversa. ricambiano. Vabbè, è anche bello questo, no? Sì, ma infatti. Ma è quello il bello dell'atletica.
alla fine è proprio quello il bello dell'atletica, perché anche due ragazze che fanno la stessa specialità della stessa squadra, alla fine loro li vedi sempre felici. Il bello dell'atletica è che qualsiasi gara vai a vedere, poi naturalmente più crescono più si rendono conto di determinate cose, quindi riescono anche a capire determinati meccanismi, però loro li vedi sempre allegri, vincono, perdono. Vabbè, c'è detto beata gioventù, no? Si dice. Sì, sì, però per l'atletica in particolar modo. Certo. Senti, ma tu con Ludovica Manti vai d'accordo? Ci compensiamo. Sì. Avete avuto mai un battibecco, uno scontro? Sempre. Ma lei è un continuo. Sempre. Ah sì? Tutti i giorni. Eppure io, guarda, io ti vedo sempre molto, molto calma, rilassata, sempre tranquilla, sì, la vedo sempre tranquilla. Proprio. Guarda che io sembro, in realtà, pure per le mamme. Sì, tu invece sei un pochettino più nervosetta. Alla fine, fidati al fuoco, questo lo dico con il cuore in mano. Alla fine, sei tu. Allora sa mimetizzare. Sì, no, perché lei mimetizzare manda, bene. No, allora. Perché lei manda frecciate. Allora, siccome è più silenziosa, ma manda frecciate. Invece, io poi, essendo che parlo sempre, non si capisce se sta arrabbiato o sta bene. Tanto parli sempre, quindi alla fine è uguale. Stai a scherzare, non si capisce mai. Invece, ad Alberto, no, ad Alberto vedi subito perché gli cambia lo sguardo, lo ti guarda. Ho fatto una cosa, ti guarda, fa, no, sono troppi. Vado bene, l'ho promesso, la dovevo fare. Ah, sì. Allora lei mi guardava così. Avevo capito che non andava bene. Cioè, avevo timore. Poi succede un massacro. Era un gioco, l'avevo diviso in due squadre, essendo troppi. Lo spazio è limitato. Comunque, quando siamo all'interno della palestra alla Bindi, dobbiamo sempre stare attenti dove vanno. Siamo sempre tremosifone, gli angoli, gli spigoli, 300 occhi. Sì. E allora fa ad Alberto: il nostro gioco non, no, mi faccia così. No, ho detto da bene, l'ho promesso, questi mo mi linciano. I ragazzini facevano: no, tu ce l'hai promesso. E lei dalla sedia mi guardava così. Oddio, mo sicuro mi dice qualcosa, poi alla fine non mi ha detto niente. Ma no, vabbè. Ma ha detto tuo padre l'altra sera che voi, tra le altre cose, ma non so se lo fate pure voi o lo fa l'Ecologica G, che fate anche da supporto alle scuole per quanto riguarda Allegri che fa questo tipo di lavoro? Cioè in che cosa consiste? Allora, noi sempre... Lui me l'ha detto così di passata, senza... Sì, noi non andiamo nelle scuole a promuovere la scuola di atletica, principalmente andiamo a promuovere movimento. Attività motoria. E quindi noi lo scorso anno più o meno in una settimana facciamo una decina di ore, qualcosa in meno, qualcosa in più, e collaboriamo con la Don Milani e con la Braga e con la Bindi, con la scuola media, però con la scuola Braga sarebbe quella giù all'Annunziata. Sì, con la scuola media era partito già da tempo il progetto, perché attraverso sempre Silvano del Grosso che portava i ragazzini al campo, e tuttora Silvano e Gigi si occupano delle medie, mentre io e Gigi ci occupiamo delle elementari. Ah. E facciamo appunto, siamo sia la Braga che la Don Milani. Tu dove hai fatto le scuole medie? Scuole medie alla Pagliaccetti. Ah, e tu invece? All'Annunziata. Non la Bindi nessuno di voi? Federica. No. Ma tu hai avuto come insegnante di educazione fisica Carmelita Di Emiglio? Un po' in là. Ma no, io avevo Albani e la Camaioni, che poi erano i tito africani. Sì, Luisa. Esatto. Quindi sì. Per me sarebbe la moglie di Pasqualino. Sì, sì, Rosso. Ho capito, è la mia vicina di casa, dove abitavo prima con i miei. Sì, come la mia carissima amica, quindi, perciò l'altro giorno l'abbiamo ricordato con Zied, sì. È stata lei che l'ha cominciato. Ha scoperto le capacità. Sì, sì, sì. Con Zied ai tempi era difficile lavorarci. Ma infatti me l'ha detto Gigi, però è cambiato completamente. Vabbè, ma certe fasi della vita pure bisogna pure passare. Ma l'ho vissuto perché... Sì, sì. Quindi insomma fate pure questa attività dentro le scuole. Sì, questo è un progetto che facciamo insieme al secondo circolo, quindi alla dirigente Angela Parilini. Sì. Sono un po' di anni, già
Sì. Quando c'era Voglio si faceva solo con le medie. E invece mo sono un po' di anni che... Anche con la Don Milani lo facciamo. Lo facciamo anche con la, sì, sì. Come con Logica G, con la Don Milani e con la Braga. Sì, giù all'Annunziata. All'Annunziata, sì. Tu a quanti anni hai cominciato a frequentare l'Ecologica G? Io prima... Non dire le bugie però. Terza media? Qualche anno prima, perché io prima facevo ginnastica ritmica. Ma hai fatto tutto tu praticamente? No, ho fatto solo ginnastica ritmica, ne ho fatto da sì, tre ginnastica anni. Ginnastica ritmica, calcio femminile. Calcio femminile però non mi occupo di... Non gioco io. La sorella gioca. Mia sorella gioca, io faccio altro. Con che squadra gioca tua sorella? Mia sorella quest'anno gioca con le Free Girls, si chiamano così. Free Girls? Sì. Quindi ragazze libere? Sì, per una questione di... 108, che è un articolo della federazione della FIGC. Che è 108? 108 sarebbe che in pratica le ragazze, quando vengono prese da una società, per svincolarsi hanno bisogno del 108, di questo. E siccome negli anni passati e tuttora ci sono stati dei problemi perché la vecchia società, le società non rilasciava questo 108, quest'anno è nata questa società dove le ragazze già dall'inizio non hanno nulla osta per la stagione prossima, non hanno bisogno né di che, ce l'hanno già. In automatico? Sì, ce l'hanno già. A te non piace il calcio femminile? Sì, sì, mi piace pure il calcio maschile, mi piace gli sport in generale, mi piacciono tutti. Vabbè, poi l'atletica figlia, è normale. Sei figlia di un coordinatore regionale dell'Inter. Il marito è calciatore. Il marito è calciatore. Tuo marito è calciatore? ha giocato a Giulianova, sì, a San Nicolò, a Grottammare. Ha smesso lo scorso anno. Ma tu l'hai fatto smettere oppure? No, tutti così dicono, ma non sono stata io, no. Sicuro? Sì. Problemi, si era stufato, dice che fino a quando si divertiva ok, ultimamente non si divertiva quando più. Diventa un sacrificio poi non si divertiva più, diceva così, dice io non mi diverto più, non si divertiva già da tanto tempo perché lui è stato a Giulianova con Giorgini Francesco. Sì. E va bene, quindi insomma questa Ecologica G c'ha tanti anni però continua la sua missione insomma. Sì. Nacque per scherzo e ora... Nacque per scherzo nel 79 e quest'anno... È diventata una realtà di Giulianova. Sì, ormai penso che bene o male chiunque ha fatto una corsetta con l'Ecologica G. Sì. Però, se non chiunque, comunque... Tu quando hai cominciato con l'Ecologica G? In fasce? Nel 1979. Con la nascita... Con la nascita mia, più o meno, io correvo sulle spalle di papà che ancora non camminavo. Si è scoperto quando è iniziato Alberto. Vabbè, io sono del 78, quindi sì, diciamo che ancora non camminavo, però... Però camminavi. Però camminavo, però correvo, sì. Però fino agli anni, i primi anni 90 abbiamo fatto solo podismo. Che facevi corsa tu? Sì, su strada. Cioè praticamente... Il podismo, il... Ah, quindi... L'amatore, adesso anche, sono i master. Anche diciamo, la corsa campestre facevi? Sì, sì, ai tempi c'era solo quello. Sì. Cioè, perlomeno noi, come Ecologica G, conosciamo solo il podismo e la corsa per strada. Quella che facciamo la su e giù, no, è ogni domenica... Che una volta si chiamava la Prenzip Regno Vergilio, Ogni domenica le società organizzano chi è Roseto, chi è Pineto, insomma, sì. Magari la loro, come due domeniche fa a Colonia, la loro maratonina, la loro corsa, e noi ogni domenica andavamo alle varie... A Villa Rosa c'è il grande Mario Ricci. Mario Ricci, anche che lui è un... Che oltre a fare il pane fa pure le sport. Fa. Sì, anche lui ha la società da tantissimo tempo. Sì. Organizza pure lui ogni anno. Sì, 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 no, un anno non l'ha fatta, però ecco, già l'anno scorso sì, lui faceva addirittura la maratona dell'Adriatico. Sì. Quindi faceva proprio la maratona. Sono stato diverse volte. Sì, sì. La fa allora, ancora, sì. Federico, insomma, tu praticamente più di tanto non ci vuoi dire. Io sono sicuro che il prossimo anno tu andrai, non dico a Rieti, che non so dove si faranno i campionati, vedremo. Però insomma a Formia forse. Perché chissà, no? O a Città Ducale, dove che
si fanno pure le gare? Ma due o tre anni fa le fecero anche a Cless, sì. Quindi sì. Poi ogni anno... In provincia di Trento, Cless, mi pare. Sì, sì, e faceva freddo, dicono, Cless faceva molto freddo. Quindi allenati. Lei quest'anno ha le buone probabilità. Sì. E tu te la ricordi quando lei faceva l'atleta? Io so già, lei è... Ma no. Cioè, tu, no, tu praticamente vuoi dire che lei è vecchia e tu no? Questo... anche. Ah. Sentito? Io sono giovane. Giovane. Ci portiamo tanto. Sono giovane. Ci portiamo tanto. Pure se sono sposata sono giovane. Sì. No, perché tutti quanti mi dicono, sei sposata? Pochi giorni fa mi fa una signora, vabbè io te ne do 33-34 anni. No, non ci siamo. Non ce l'ho 34 anni, no, d'Alberto non me la ricordo. Cioè vedo delle foto, sì, mi fanno vedere quando ero in gruppo loro, il maestro mi parlava del gruppo loro quando facevamo allenamento, però... Solo ricordi. Sì, che il maestro diceva, non mi raccomando, non fate come quelli, e lo nominava, lo diceva una volta d'Alberto, una volta Marco, una volta Alessandro, una volta... E poi noi ricollegavamo. Che mi allenavo con Zied, e quindi poi non ricollegavamo e dicevo, ah, d'Alberta, la figlia di Gigi. Federico, senti, ma tu hai pensato mai di cambiare specialità? Oppure ti piace quello che fai? No, no, specialità no. Per esempio il giavellotto. Ah, vabbè, quelli li ho provati un po' tutti. Poi mo quest'anno inizierò a fare, perché fino a mo ho fatto il Vortex. Sì. E poi ho fatto 2-3 gare di peso. Come ti sei piazzata? Quarta, i regionali quarta. Beh, non è che è andato male. Invece al Vortex terza. Beh, è andato benissimo. Se hai regionale hai avuto questi risultati, sì. Devi solo insistere. Allenarti un po'. Ma è brava. E concentrare, perché molte volte è la concentrazione che fa, sì. che fa ottenere i risultati. Sì. Vero? Sì. Avete qualche progetto particolare quest'anno per l'Ecologica G? Qualcosa di nuovo rispetto al 2017-2018? In cantiere allora, qualcosa? Sicuramente ci sarà qualcosa nel 2019, perché comunque c'è il quarantennale. Ah, ecco. E quindi qualcosa, però ci stiamo lavorando, quindi ancora è tutto in itinere. Idee che vengono che arrivano. Buttate, quindi adesso vanno costruite, c'è un brainstorm, come si dice. Quindi vediamo. Bisogna valutare tutto, insomma. Sì, 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 certamente. Sì, sì. Tu cosa consigli? Io? Ma lo sai che quando la prima volta che dovevi venire mi cominciò a dire, ma quella non parla, una cosa... Invece dopo, quando parti, è difficile, no, io parlo. È difficile fermarti. Io parlo tantissimo. Lo so, infatti, perciò... Io parlo tantissimo. Ma è lei che ti ha dipinto in maniera diversa, però. Lei non parla. In realtà lei non parla. Cioè, lei ha scaricato la colpa su di me come per dire, gli dico che quella non parla, così non chiamo manca a me. Invece io parlo. Se fai bene. Se è giusto input, parlo, pure troppo. No, perché troppo, è giusto, è giusto. No, no. Ritorno in Ecologica G, quello che ha fatto minimo 20 anni fa, quando nel corso di Lungo Mare di Giulianova insieme a Bari parlavamo più volte, visto che sono 40 anni e visto che ci sarà anche una nuova amministrazione, non ci sarà. No. Però si potrebbe è quello il dentro i 40 anni però. Sì, sì, no, quello sì, il problema lì è che con i nuovi piani sicurezza la cosa diventa... Allora, all'interno del campo scuola, come base, siamo sicuri, nel senso che comunque, per quello che dicono i tecnici, il campo è chiuso, non ci sono possibilità di... E invece, sul lungomare, o comunque fare base in una piazza... c'è bisogno del piano di sicurezza, che senza dubbio è fattibilissimo, non è che... però adesso come adesso a maggio 2019 sarà un po' difficile ottenere, è molto dispendioso, è dispendioso, ma in questo momento non sappiamo se come andrà. No,
Da dopo mo, fermiamoci qua, se no dopo apriamo delle parentesi. No, vabbè, no, mo, a prescindere da tutto, comunque sia, a maggio 2019 ci sarebbero comunque le elezioni. Sì. Quindi, mo, in un modo o nell'altro, ci sarebbero comunque dei, penso, dei problemi, o di fine legislatura o di commissario, insomma. Quindi, ecco. Vabbè, dai, mo, col tempo tutto quanto matura, sì, poi. Sì, sì, no, vabbè. Piano piano, non... Quindi tu da quanti anni è che sei istruttrice del... Io sono istruttrice dal 1997. Dal 1997? Ma ti rendi conto? 21 anni sono. Tu invece? No, io dal 2016, se non mi ricordo male, 2016 o 2009. Quindi ieri? No, secondo me prima. 14. Ieri, l'altro 15 ieri. 15 o 14, no, mi sbaglio, c'è cioè il tesserino, o 15 o 14. Perché andai col maestro, sì. Che con sì, Marco Torre. Sì, sì, poi hai fatto. Sì. Sono passati sicuramente 3 anni. Sì, sicuro. Sì, quindi, 3 anni sicuro. Senti, guarda, che cosa ti senti di dire a chi, a quei ragazzi o a quei genitori di quei ragazzi che ancora non, diciamo, non si avvicinano all'atletica? Cioè, ti vuoi mandare un messaggio? No. Dopo lo chiedo pure a te. Pensaci. Ma allora io posso dire che con noi iniziando diciamo attività motoria, parliamo di attività motoria più che di atletica, possono in qualsiasi momento fare qualsiasi altro tipo di sport, perché noi comunque facendo un'attività motoria di base diamo le basi per poter poi diventare il più grande calciatore o il più grande cestista o sì, insomma qualsiasi altro tipo, certo è una partenza, ci proviamo, è una partenza. Però di sicuro qualche anno di attività motoria all'interno dell'atletica o dell'ecologica G non sono anni persi, in quanto non specializziamo i ragazzi, inizialmente li facciamo divertire, li facciamo avvicinare a quella che è quella che dovrebbe essere un'attività motoria di base, che ai tempi nostri magari veniva fatta tranquillamente tu, in strada, adesso invece c'è bisogno. Tu quindi inviti a provare comunque in ogni caso. Assolutamente sì. Poi è ovvio che c'è chi, il bambino che magari vuole fare il calciatore già a 3 anni, lì puoi fargli poco. Però soprattutto i genitori, tanti sono venuti con noi in prima, in seconda, in terza media, in quarta e in quinta sono andati magari a calcio. No, io e i genitori. Prima, seconda, terza elementare. Anche elementare, scusa, sbagliato. Detto meglio. Terza elementare, poi sono andati a calcio e magari i genitori hanno l'età mia, quindi ci rincontriamo e ci dicono, ma sai, che ci hanno detto, ma dove l'hai portato sto ragazzino? È arrivato coordinatissimo. Fantastico, quindi insomma vuol dire che una soddisfazione, vuol dire che se tu ci va in quinta elementare a fare calciatore va bene lo stesso. Ah, certo. Sì. Se hai fatto atletico comunque un minimo di attività di base. E tu invece cosa dici al riguardo? Venite tutti, moglieriamo tutti dagli altri sport e li portiamo tutti a tre. No, io alla fine condivido il pensiero di Alberta. È troppo comodo questo, però no devi essere, però devi essere originale. Io sono meno discreta, sono un po' più tagliente. Io vorrei dire ai genitori innanzitutto di portare i bambini a fare qualsiasi tipo di sport purché lo facciano, di concentrarsi sul movimento dei loro figli perché è la cosa più importante. Poi, giustamente, io non è che propongo l'atletica perché sono un'istruttrice d'atletica, perché lo dicono anche degli studi, cioè ci sono anche dei testi di riferimento. I ragazzini quando vengono a atletica, soprattutto a 3 anni, che a 3 anni non sai nemmeno che hai 2 mani e 2 piedi, fidati, guarda, ti faccio un esperimento, posso fare un esperimento, ce l'ho l'idea. Da settembre a giugno il ragazzino non è che sa la destra e la sinistra perché c'è ancora da lavorare, giustamente, però ci si avvicina. Ci sono arrivati dei ragazzini che non hanno fatto mai atletica in quinta elementare, che hanno frequentato altri sport, non per denigrare gli altri sport, ci mancherebbe, che però non sapevano nemmeno qual era la destra e qual era la sinistra. Quindi noi promuoviamo un'attività di base, cioè non li specializziamo mai. Naturalmente poi gli facciamo provare il salto in lungo, le velocità,
però proprio la base pura, coordinazione generale. Se un bambino riesce ad acquisire entro i 7 anni la coordinazione generale, se la porta per sempre. Dopo è difficile, che la coordinazione generale la puoi acquisire bene fino a 7 anni. Dopo subentrano dei meccanismi, anche dei vizi, tra virgolette, corporei, fisici. Sì, riflessi. Dei riflessi che non... E dopo è difficile correggerli. Io lo vedo anche su me stessa. Dopo che mi sono fermata di fare sport atletica, determinati riflessi li perdi subito e dopo è difficile rimetterti a lavorare. Per questo tutti ad atletica lunedì e giovedì vi aspetto. Poi se il genitore gli dice quanti patici ad Alberto, poi niente, però no, portateli, no, cioè, Federica. Federica, tu quante ore fai di allenamento a settimana? Due il lunedì, due il venerdì. Con qualsiasi tempo? Sì. Cioè anche se piove, tira vento, chi che bussa sta con vento. Quando stavo con Andrea prima di Orlando, pure quando ha nevicato, era l'anno scorso che ci fu la neve, in mezzo al campo stavo a correre con la neve. Hai visto? Questo è un esempio. Vedi che tanto i calciatori fanno sotto la neve? Dico, questo è un esempio. Pure noi, fortifica, guarda un po'. Federico quando è alta. Sì, sì. Oh, ma poi se la cava pure bene, insomma, sta. Sì, ragazzi in gamba. Senti, guarda, che tempo vi assorbe questo tipo di attività settimanalmente, diciamo? Allora, settimanalmente a me. A te personalmente, dopo lo chiedo a lei pure. Sono. Però sì. Non mi dare le risposte che mi dà lei. No, perché... ma no, lei ne ha di più. Per me sono 3 ore lunedì e 3 ore il giovedì. E quest'anno proviamo con questo gruppo nuovo della prima media 1 ora il mercoledì, quindi per il momento sono 7 ore settimanali. Tu invece? Sempre, tutti, se rimane come lo scorso anno, lunedì 3 ore, il martedì 1 ora, mercoledì 1 ora. Giovedì 3 la mattina e 3 pomeriggio, quindi 6. E il venerdì la mattina per quel progetto famoso. Progetto, sì. Quindi e venerdì poi? Il venerdì 1 ora il pomeriggio. Il quando non l'ho fatto perché in matematica non so forte. Sei impegnatissimo comunque. Sì. E tu la vedi mai in giro a lei? Sì. In giro. No, lì da quelle parti, insomma, lì al campo scuola. Ah, insomma. Sì. A incontri. In giro no, mi deve salutare. In giro no. Ah. Vabbè, c'ho la pizzeria forse. Ah, sì, sì. Tu ovunque so. In ogni luogo, come si dice. Mi vedo che faccio la maestra e poi di colpo mi vado a fare la pizza. Sono un po' confusi, generalmente non sto bene. Ma tu lo sai fare la pizza? Sì, ma tu non sei venuto mai a mangiare su me? No. Su a me. Ormai dico su a me. Dove lavori tu, insomma? Sì, devi venire a fare. Da Ferrano. Anzi, ora sai che vi propongo? Sì. Una diretta Radio Azzurra proprio dalla pizzeria. Vabbè. Con il titolare, la titolare, sì. Non so chi ci sta. Così ci facciamo spiegare pure i segreti della pizza. Vabbè, no. Facciamo sapere alla gente. No. Noi facciamo tutto gratuitamente, sì. Non facciamo, non chiediamo niente. Va bene. Allora. Sì, certo. Quella anche per far vedere a chi ci ascolta. Va bene, allora siamo qua, siamo di nuovo qua, abbiamo detto quello che dovevamo dire, abbiamo fatto pure un appello ai genitori che secondo me vale la pena di fare perché... Di provare. Sì, di provare. Certo, poi... Tentare non nuoce. No, esattamente. No, non nuoce sicuramente, no. In questo caso proprio. Poi tenuto conto anche dei costi, diciamo, relativi, che sono tenuto conto che... L'assicurazione, l'attrezzatura che date, insomma, tutte le varie cose, credo che sia proprio una cosa che risolve alla portata di tutte le tasche. Va bene, allora noi siamo qua sempre con Ludovica Amanti, tifoso dell'Inter. Da sottolineare, eh? Sì. Non come Riccardo che fa il tifo per la Juventus. Povero Riccardo. Federico, tu, Federico, per chi fai il tifo? Juventus. La Juventus? Oh, caspita, hai visto?
Come, allora... al campo da atletica è pieno. Ma scusa, ma allora che allievo tu sei del Mi vengono con la maglia di Dybala, ma... ma quest'anno con Cristiano tutti con quelle maglie. Ma non sei riuscita a convincerlo allora tutto sto tempo? No, con... ti dico ai bambini che se sono della Juve non li faccio. Davvero? Ah, ma mica si può fare questa discriminazione. No, ma scherzo, che scherzo. Poi i bambini, i bambini la domenica non è che vedono quando fa la Juve, vedono quando fa l'Inter, quando vengono lunedì mi fa, hai perso. Hai visto, hai visto. Se lo segnano. Va bene. Federica, ti è piaciuta questa esperienza di fare qui alla radio? Sei contenta? Sì. Ma mi raccomando, il prossimo anno devi venire qua con un risultato. Ti devi impegnare, quantomeno ti devi impegnare. Tu che dici? Ma certo, ha tutte le capacità, ecco, tutte le possibilità. Se lo dice ad Alberto Aglioli, puoi stare tranquillo. E gli allenatori buoni ci sono, quindi. Va bene, allora noi salutiamo qui dal Bar Ritrovo, dove il signor Maurizio Ciafardone ci ospita sempre in maniera gentile. Noi siamo altrettanto gentili con lui. Vi salutano ad Alberto Aglioli. Ciao, ciao. Ludovica Amante, ciao. Di Giulianova Paese, e invece dell'Annunziata, sì. Originaria. Originaria? Sì, non sei originaria dell'Annunziata. Originaria, sì, sì, originaria. Ma mi pare che abiti le parti con l'Oranesco, sì. E Federica Trivelloni, la zona nord di Giulianova, qui siamo tutti rappresentati. Sì. Esatto. E va bene, allora buona serata a tutti, ci sentiamo alla prossima. Arrivederci.